Buongiorno a tutti. Come diceva il poeta, aspetto l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Eccola qua e con l'estate saltano fuori un tipico problema estivo, le ferie. Perché un problema? Perché le ferie hanno suscitato nel corso degli anni una serie di problemi in qualche modo irrisolti e in qualche misura anche una serie di difficoltà, di equivoci. Tentiamo di fare una chiarezza almeno su alcuni punti. La durata delle ferie. Le ferie è un diritto irrinunciabile del lavoratore. Irrinunciabile vuol dire che il lavoratore non può accordarsi col datore di lavoro per scambiare ferie con maggiore lavoro o maggiore retribuzione. Il classico accordo che si poteva avvenire fino a decenni fa capitava: rinuncio a fare le ferie, però tu mi paghi una somma particolarmente più significativa. Un meccanismo del genere è vietato, è un patto nullo secondo la legge. Tra l'altro una legge che prevede anche, realizzata in Italia, anche in applicazione di direttive europee, quindi una legge assolutamente non nella disponibilità delle parti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le ferie vanno godute. È un interesse non solo del lavoratore per recuperare le energie psicofisiche, i propri rapporti anche familiari esterni al lavoro, ma è anche un interesse della collettività per evitare malattie, infortuni e quanto. Quindi le ferie devono essere godute. Quanto sono le ferie? La legge impone un periodo di almeno 4 settimane all'anno. Allora, cosa succede però? Che i contratti collettivi, i rapporti collettivi tra le parti, possono prevedere, anzi normalmente prevedono, giorni di ferie in più. Qualcuno prevede 4 settimane e mezzo, si possono prevedere anche 5 settimane e quant'altro. Le ferie che sono in più rispetto alle 4 settimane imposte dalla legge sono invece in qualche modo nella disponibilità delle parti. Quindi come vanno godute? Allora, le 4 settimane vanno godute, 2 settimane vanno godute in modo continuativo, cioè non con intervallo, nel corso dell'anno di maturazione. Anno 2017, nell'anno 2017 il lavoratore ha diritto e deve fare almeno 2 settimane di ferie. Le altre 2 settimane obbligatorie possono essere godute anche in modo frazionato, cioè non so, ad esempio 3 giorni un giorno, una settimana, 3 giorni l'altra, via discorrendo, fino a 18 mesi, un anno e mezzo, a partire dalla fine dell'anno di maturazione, per cui ferie del 2017 possono essere godute fino al 18° mese successivo, cioè fino alla metà del 2019. Anche in modo frazionato. È evidente che a questo punto intanto si maturano però anche quelle del 2018. Le settimane o i giorni aggiuntivi di fonte contrattuale oltre le 4 settimane, in effetti la giurisprudenza dice che potrebbero anche essere tradotti in moneta, monetizzati, rinunciati dal lavoratore, cioè la parte puramente di fonte contrattuale, non le 4 settimane di legge. E a questo punto il problema è: chi fissa le ferie? Quando il lavoratore deve godere le ferie e ha diritto e dovere di godere le ferie? E qui mi rendo conto che faccio arrabbiare chi mi sta ascoltando, ma bisogna tenere conto, anche se uno può non essere d'accordo, che la norma e la giurisprudenza, cioè la Cassazione, hanno la
ribadito più volte che la scelta della collocazione alle ferie è essenzialmente di chi ha l'organizzazione dell'impresa, quindi il datore di lavoro. Ma il datore di lavoro, nel scegliere quando far fare le ferie, è tenuto, il datore di lavoro, a rispettare quelli che sono le esigenze anche del lavoratore, che si traduce quindi in un tener conto di quelle che sono le richieste fatte dal lavoratore, in equilibrio con quelle che sono le esigenze dell'azienda. Deve il datore di lavoro dare un congruo preavviso perché il lavoratore possa organizzare le proprie ferie. Molte volte nelle aziende si creano delle regole, a volte scritte, a volte addirittura consuetudinarie, per cui c'è un meccanismo di turnazione regolare, c'è un meccanismo di richiesta da parte del lavoratore entro un certo periodo che il datore di lavoro, una volta che deve accettare. Il problema più delicato è che succede se una volta che il lavoratore ha fatto ha chiesto le ferie, gli sono state accolte, ha riconosciuto, ok, fai le ferie nella prima metà del mese di agosto, alla fine il datore di lavoro può cambiare questo periodo, può il datore di lavoro decidere non lo fai più ad agosto, le farai a settembre. Sì, ad una condizione, che venga dato un congruo preavviso al lavoratore in modo che possa organizzarsi e che ci siano valide motivazioni di tipo tecnico-organizzativo, comprovate e valide motivazioni. Non può essere una scelta puramente capricciosa da parte del datore di lavoro. Ma se queste esigenze ci sono e il datore di lavoro è in grado di dimostrare queste esigenze e dà un sufficiente preavviso al lavoratore, la corrispondenza è conforme. Il lavoratore è tenuto a cambiare il proprio periodo di ferie ed adeguarsi alla decisione del datore di lavoro. Attenzione quindi, io invito i lavoratori a massima attenzione perché molti lavoratori a quel punto mi ha dato le ferie, prendo e me ne vado. Attenzione perché in questo modo si rischia una reazione di tipo disciplinare per assenza ingiustificata o per insubordinazione. Mi rendo conto che è una situazione, come dire, sgradevole, delicata, ma massima attenzione. Quindi, di fronte a un eventuale comportamento del datore di lavoro che si ritenga illegittimo, uno spostamento che si ritenga illegittimo perché capriccioso, discriminatorio, quello che vogliamo, il mio consiglio è sempre quello, adeguarsi ed eventualmente agire davanti al giudice per un risarcimento per il danno subito. Assumersi da soli la decisione di non rispettare il datore di lavoro, credo veramente che sia un comportamento